Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud. Io sono Mattia e oggi ho un argomento per voi che viaggiate e tutti coloro che sono interessati anche ai più piccoli dettagli della Corea del Sud. Vi mostrerò la banconota coreana e vi dirò più o meno il valore, le persone che compaiono, che sono le figure presenti sulle banconote. E dunque, le banconote coreane sono quattro e poi ci sono anche degli spicci. Ora io qui in realtà manca la banconota da 5 che ho confuso con un'altra moneta presente nel portafogli, ma metterò una foto. Le banconote sono 50.000, 10.000, 5.000 e 1.000 e poi ci sono delle monete. La banconota al valore più alto è quella di 50.000 won. Oh Manon, prima di parlarvi in generale della moneta, ve le introduco tutte quante. Manon, 10.000 won. Quella da 5.000 che vi metto qui in foto. Ochonon. E poi 1.000 won. Chonon. Quelle monete sono Obewon, 500 won. Haewon, 100 won. Oshiwon, 50 won. E quelle da 10, Shiwon, che sono entrambe allo stesso valore ma entrate in circolazione in tempi diversi. Una curiosità è che comunque queste monete vanno sempre più in disuso perché anche la banconota è usata poco. Ovviamente la potete ancora usare, però la maggior parte dei coreani predilige la moneta virtuale, la valuta virtuale, e quindi si usa molto la carta di credito. Questa donna presente sulle Omanon, sulle 50.000 won, si chiama Shinsa Imdang. E Shinsa Imdang sarebbe la donna dalle tante virtù, una buona madre, una buona moglie, una donna saggia. E dietro vi è una pianta con dei germogli. E per capire se la banconota è vera o falsa, generalmente basta guardarla contro luce. Qui comparirà una miniatura della Shinsa Imsadong ed altri simboletti, e poi c'è anche il classico punto in cui la luce si riflette che abbiamo anche negli euro. Dopodiché, sapete dirmi chi è? Fatemi sapere nei commenti se l'avete indovinato. Abbiamo Sejong Taewang. Sejong, il grande re Sejong, è l'uomo che ha inventato l'Hangul o Hangul e sta appunto sulle Manon. 10.000. Dobbiamo ringraziare questa persona se oggi noi che studiamo coreano, che abbiamo a che fare con il coreano, non dobbiamo memorizzare caratteri cinesi sostanzialmente. Ovvero possiamo imparare un alfabeto limitato e umanamente tranquillo da studiare. Sulle Ochonon abbiamo Yi, che sarebbe il figlio della Shinsa Imsadong. Quindi è il figlio della donna nobile. Anche qui, contro luce, come tutte le banconote, c'è una piccola miniatura sul lato libero e la parte che riflette. Lo stesso discorso vale per le Chonon. Chonon, ovvero 1.000 won, dove compare Yi Huang, che fu uno degli studiosi di spicco durante l'era Joseon, studiosi confuciani. Anche qui miniatura e parte che riflette. La moneta più importante di quelle, diciamo, a gettone degli spicci sono le 500 won, che vedono un 500 davanti e poi dietro una gru manciuriana, e c'è scritto anche Opaegwon, e significa 500. Dopodiché c'è la Paegwon con dietro Yi Sun-sin, che fu un comandante della flotta che sconfisse i giapponesi durante una battaglia che ebbe luogo durante l'era Joseon. Infine, o meglio quasi alla fine, c'è Oshi-won, sono 50 won e hanno del riso dietro e la scritta Oshi-won davanti. E poi appunto le monete da 10, che hanno sostanzialmente 10 da una parte e una pagoda dietro. Ora, queste monete in realtà sono molto poco utilizzate. C'è una pagoda.
è stata ristampata, o meglio, riprodotta in misura più piccola, perché comunque le monete sono scomode per i coreani, ma sono scomode anche le banconote. E per quanto riguarda invece il valore delle monete, al di là dell'utilizzo della carta, le 50.000 won potrebbero essere considerate come le 50 euro. Ora, il valore in won comparato all'euro è minore, nel senso che 50.000 won corrispondono a qualcosa che vale tra le 35, 37, 39, 40 euro, 35, 40 euro. Però, comparato allo stile di vita qui in Corea, è un po' come se fossero le 50 euro. Le 10 euro, o meglio 10.000 won, sono un po' come 10 euro. Il valore va dalle 6,50, 7, 7 qualcosa euro. Come detto prima, potrebbe essere considerato un po' come le 10 euro italiane. E le 5.000 won variano dalle 3 euro qualcosa, quasi 4, e appunto sono un po' come le 5 euro. Stesso discorso per i 1.000, che potrebbero essere 1 euro. Per le monete poi, le 500 assumono il 50 centesimi, le 50 direi 10 centesimi, le 100 forse 20-30 centesimi, e poi gli avvezzi da 10 centesimi coreani sono l'1 e 2 centesimi di euro nostri, quindi sono proprio, cioè al massimo prendi qualche la bustina piccolina se compri la sacchettina, oppure anche le 50 o le 100 le usi per comprare la busta quando vai al supermercato. La parola won deriva da questo carattere cinese, vedete, poi si è evoluto, è diventato yuan in cinese e en, o meglio yen lo conosciamo noi in italiano, ma si dice en per la moneta giapponese, e di fatto appunto significa moneta. Questo video mi è stato richiesto da uno degli iscritti, se non ricordo male da una ragazza, tramite Instagram forse. Perciò vi invito a lasciarmi delle richieste se avete qualche argomento su cui siete curiosi. Altre persone l'hanno già fatto, quindi nei prossimi video parlerò un po' di altri argomenti che già mi ero prefissato e altre cose che mi sono state richieste. Questa settimana esco molto in ritardo perché dopo il rientro al Vietnam, già durante il viaggio ho iniziato ad avere il raffreddore, a distanza di 10 giorni ancora non sta passando, quindi forse anche la mia voce sarà un po' diversa dal solito, ma mi sto riprendendo. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un commento, lasciate un mi piace, condividete, un saluto e al prossimo video.